avuto un forte mal di denti che non passava con nessuna terapia standard, con nessun antibiotico. Il dolore è diventato insopportabile, quindi mi sono recata al pronto soccorso. Mi hanno fatto una serie di esami per tutta la notte e al mattino ho avuto la diagnosi tumore del sangue. Sono stata ricoverata in ematologia subito dal giorno dopo. I medici mi hano prospettato subito l'iter che avrei dovuto svolgere. A settembre Enrica viene ricoverata in ematologia per circa 30 giorni in una camera a bassa carica microbica per ottenere un decorso clinico sicuro. Durante la degenza viene sottoposta ad un trattamento chemioterapico e questo in preparazione al trapianto. Il medico trapiantologo ci ha chiesto di attivare una ricerca di un donatore non familiare all'interno dei registri, prima nazionale, registro dei donatori di midollo osseo che ha sede all'ospedale Galliera di Genova. Poi la ricerca è stata estesa al WMDA, che è il registro mondiale dei donatori. A questo registro sono iscritti più di 37 milioni di donatori e qui noi abbiamo trovato il donatore compatibile per la nostra paziente. Nonostante il periodo Covid e quindi la difficoltà anche di trasporti, siamo riusciti a far arrivare la sacca di cellule staminali dalla Germania direttamente presso il nostro centro trasfusionale. Qui la sacca di cellule staminali è stata controllata, criopreservata e successivamente reinfusa alla nostra paziente. Nel periodo successivo al trapianto, Enrica è rimasta ricoverata fino alla risalita dei valori delle cellule del sangue, quindi dei globuli bianchi, dei globuli rossi e delle piastrine. Dalla dimissione ad oggi la paziente viene seguita presso l'ambulatorio trapianti per i controlli a scadenza di follow up. Durante la mia permanenza in questo reparto e durante la mia malattia ho perso parecchi amici, persone che non hanno trovato il donatore, persone che non hanno raggiunto la remissione. Enrica ha seguito il suo percorso ematologico e quello di Enrica è uno dei trapianti appunto effettuati in Alessandria, trapianti che sono stati eseguiti anche in epoca Covid. La pandemia da Covid-19 non ha infatti fermato l'attività trapiantologica del reparto. Nel 2019 abbiamo eseguito infatti 36 trapianti da donatore da registro e da donatore familiare e i numeri ad oggi nel 2020 sono sovrapponibili se non addirittura incrementati rispetto al 2019. Per diventare donatori di midollo è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, avere un peso non inferiore ai 50 kg e essere in buono stato di salute. Per iscriversi è sufficiente andare sul sito dell'ADMO, che è l'Associazione Donatori di Midollo Osseo, o sul sito del Registro dei Donatori di Midollo, IBMDR. Se vi racconto questo è perché davvero vorrei dare voce anche a chi non ce l'ha fatta, no? Anche per queste persone che non ci sono più e che comunque in una parte di me continuano a vivere, perché davvero è un piccolo gesto che può cambiare una vita.